Buongiorno, mi chiamo Astrid. Vi vorrei introdurre questo bellissimo tool molto semplice con la quale potete creare delle bacheche interattive multimediali. Potete appuntare dei post-it, sono molto carini, vederli uno accanto all'altro. E oltre ai post-it potete aggiungere immagini, potete aggiungere video di YouTube, di Vimeo e anche potete prendere altri video, per esempio, che avete postato sul vostro Google Drive. Potete aggiungere degli allegati e a che cosa possono servire queste bacheche? Nel mio caso ho creato un piano di lezione, lo potete utilizzare soprattutto per il brainstorming. Potete far mettere dai vostri ragazzi in modo interattivo, li potete far interagire sulla vostra bacheca, potete mettere l'impostazione in modo che su questa bacheca tutti possano mettere dei post-it. Adesso vi faccio vedere come funziona. Qui vedete già, intanto vi faccio prima vedere la mia, così avete un po' un'idea. I vari post-it si possono creare in diversi colori. Questo in questo caso era molto utile perché i vari giorni erano uguali come contenuto, più o meno ho dato un unico colore e ogni volta che cambiava un titolo e un contenuto ho dato un altro colore. Io l'ho utilizzato per creare un piano di lezione e la mia idea è, quando lo utilizzo, di presentare questo piano e di aggiungere a questo delle risorse interattive combinando l'applicazione con un'altra applicazione che si chiama ThinkLink. Allora, vi suggerisco che quando create la vostra è da questo piccolo spazio in cui vedete i post-it, potete quindi già immediatamente decidere i colori e quando ne aggiungete uno però potete ulteriormente sceglierne altri. Adesso lo cancello perché non mi serve, ne potete fare anche dei post-it trasparenti, in questo caso vi viene scritto così. Voi vedete che ci sono qua delle piccolissime icone. Questo è per cancellare, in qui vedete la matita è per ulteriormente elaborare il contenuto. Allora, oltre ai post-it potete aggiungere foto. Quando si aggiunge potete decidere la misura e anche il contorno, come visualizzarlo. Non lo faccio adesso perché non serve. Potete aggiungere video. Attenti che dovete prendere il link della barra dell'indirizzo. Potete anche aggiungere, sempre utilizzando il link, per esempio, in un video che avete postato nel vostro Drive. Ogni post potete decidere di renderlo privato o visibile a tutti, quindi è possibile che in un post, in una bacheca, alcuni saranno visibili soltanto a voi ed altri sono visibili a tutti. Poi c'è un altro piccolo, guardate bene negli angoli, qui, da questo tool potete decidere quale parte della bacheca rendere visibile. Ok, adesso e qua potete decidere come condividerlo sui social media. Quando faccio info invece, credo che non sì, riuscite a vedere tutto. Avete tutte le informazioni sul vostro canva. Inoltre, avete il link. E poi avete il link per poterlo inserire nel vostro blog. Alla fine potete fare logout oppure di nuovo quando fate login vi ritroverete sulla vostra bacheca. Allora, in alto volevo ancora dire, potete in preferenze decidere le vostre varie preferenze, la lingua, purtroppo è solo in inglese, ma con il traduttore di Google potete benissimo visualizzare tutti i testi in italiano. Potete qua creare i vostri gruppi e collaborare e per il logout. Ciao a tutti, spero che vi sia piaciuto ed alla prossima. Ciao ciao!